L'affare assegnato riguarda la restituzione di beni illecitamente esportati e in questo caso addirittura esposti in un grande museo, stiamo parlando del Pughetti Museum. L'affare, ripeto, è in discussione proprio nel corso delle settimane passate, lo concludiamo presto con una risoluzione e la risoluzione sarà di invito al governo italiano ad esercitare la sua autorità per riportarsi a casa un'opera straordinaria. L'importante intanto è mettere in campo l'autorevolezza del governo italiano, le nostre relazioni diplomatiche per raggiungere questo obiettivo. Ognuno farà, ne sono convinto, la sua parte. C'è un invito sempre più pressante rivolto al ministro che sta lavorando, parlo di Franceschini che sta lavorando con il ministro Speranza perché aprile possa essere il mese delle riaperture. Lo dico anche perché, ne discuteremo presto in commissione, come avete visto stiamo pensando alla riapertura naturalmente protetta, con dei numeri molto bassi degli stadi in previsione dei campionati europei di calcio. C'è una richiesta pressante che viene dalla Federazione, che viene dal CONI, cosa probabilmente giusta nel mese di giugno, con tutte le caratteristiche di tutela e di sicurezza per i cittadini e per i tifosi, e però lo spettacolo non può aspettare la riapertura dell'aperto. Si può utilizzare aprile per il chiuso, anche perché il chiuso, parlo di spettacoli cinematografici, teatrali, eccetera, vanta una cosa che altri non vantano. C'è il biglietto. Il biglietto può essere prenotato online. Sappiamo che in un teatro di X posti, i posti veri sono X meno una percentuale. Quando quei posti sono saturi non si vende nient'altro e quindi siamo in sicurezza perfetta.